non c'è niente di peggio di una persona che si convince di una cosa e si impunta sulla sua opinione. Quando prendo una decisione, opinabile, non ripensi a nulla. E da quella non si schioda. E vado avanti su questa posizione. A te non ti è mai capitato, eh? No, no, figurati. E se ti dicessi che pure Gesù una volta si è impuntato su una cosa e non si voleva affatto schiodare dal suo pensiero? Ma davvero? È successo fuori dalla Galilea in terra straniera, quando una donna cananea ha iniziato a venirgli appresso chiedendo la guarigione della figlia indemoniata. Gesù, ti prego! Abbi pietà! E sai che ha fatto Gesù? Manco le ha risposto. Maleducato, eh? Così sembra. Tant'è vero che gli apostoli, che sembravano gli unici ad avere un po' di buon senso, gli hanno detto a Gesù almeno di risponderle. Manda via quella cananea che ci grida dietro. Allora sai che ha risposto Gesù? Sono stato inviato solo per le pecore perdute di Israele. Cioè, non solo un maleducato, anche razzista. Così sembra. Gesù sembra usare la politica del prima gli israeliti. Anzi, no. Solo gli israeliti. Ma questa donna che sente questa risposta, Gesù, mica molla. Anzi, insiste ancora di più, fino a buttarsi ai suoi piedi. Aiutami, ti prego. E qui Gesù risponde davvero male. Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Cioè, a quel tempo dire cane a una persona era un'offesa grossa, eh. Oggi per offendere bene una persona gli diremmo... Astro! No, non posso ripeterla questa parola, però è un'offesa grossa. Quindi Gesù non solo è maleducato, non solo è razzista, ma anche offensivo. Così sembra. Ma che gli ha preso a Gesù? Beh, quello che prende anche a te e a me quando ci convinciamo di una cosa. Portiamo avanti il nostro pensiero a costo di rispondere male. E questo non ci deve scandalizzare, eh? Perché Gesù, oltre a essere pienamente Dio, è anche pienamente uomo, eh? Eccetto il peccato, ovviamente. E nella sua umanità Gesù ci insegna una cosa enorme, che si può cambiare opinione. Infatti, all'offesa di Gesù, la donna risponderà in modo molto scaltro. Ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. E Gesù si mette in discussione. Ma se le briciole del suo pane comunque cadono, davvero è venuto solo per gli israeliti? Davvero era quella la volontà del Padre? Ma infatti lui è venuto a salvare tutto il mondo, mica solo una parte. Donna, davvero grande è la tua fede. In altre parole, teniamoci sempre aperti al cambiamento dei nostri pensieri. Tua figlia è guarita. Perché se Gesù, il maestro, ha potuto imparare da una donna, figuriamoci noi quanto ancora possiamo imparare, quante volte possiamo cambiare ancora opinione. E forse le persone che ci punzecchiano sono proprio strumenti di Dio per la nostra conversione. Quella donna mi ha insegnato che il mio messaggio va annunciato anche ai pagani. Se io posso imparare, fatelo anche voi.